Abbiamo con noi l'avvocato Bancheri, personaggio veramente in gamba, perché io dico c'ha la piccola P maiuscola. Invece vorrei dire a questo grande avvocato, no? Cosa possiamo dire alle persone che non vanno a prendere le raccomandate? Signor avvocato. Di andare assolutamente a ritirarle, se si tratta soprattutto di bollette relative ad utenze domestiche, oppure anche cartelle esattoriali, ciò che è come bere una medicina amara, ma è meglio questo piuttosto che ovviamente perdere dei beni importanti quali la casa o l'altro. Per cui un buon concetto di educazione civica, andare in posta, ritirare la raccomandata, qualunque cosa essa sia, perché potrebbe anche essere una richiesta di pagamento errata, che quindi si può tranquillamente contestare. Ricordatevi che non andare a ritirare la raccomandata non significa non riceverla, perché comunque la raccomandata prima o poi torna indietro al mittente, resta in giacenza per un certo periodo e la cosiddetta notifica, cioè la prova dell'avvenuta ricezione, c'è lo stesso. Quindi anche se uno non ha ritirato la raccomandata, dopo un certo periodo, dopo un certo numero di giorni, è come se l'avesse ricevuta e quindi la richiesta da parte del mittente, ovviamente in questo caso parliamo di soldi, si è perfezionata, quindi è perfettamente legittima. Quindi uno, se tralascia queste cose, rischia un domani di sentirsi bussare alla porta della propria abitazione con l'ufficiale giudiziario che gli intima ovviamente di sloggiare. Adesso per dire una cosa molto veloce, signor avvocato, dopo approfondiremo un attimo la situazione. La gente è convinta di quella legge che la casa non te la porta via nessuno, la prima casa non te la porta via nessuno. Non è vero, è vero, signor avvocato? Dica una roba chiara. È parzialmente vero. Allora, per quanto riguarda l'ultima legge che è stata approvata, tra l'altro da questo ultimo Parlamento, sotto il governo comunque Letta, è previsto che per debiti fiscali, quindi ricollegabili alle tasse, imposte, tasse e contributi, la prima casa, solo la prima casa, non può essere pignorata. Quindi Equitalia non può pignorare gli immobili di prima necessità, quindi la prima casa. Però chiaramente entrare presso le vostre abitazioni e pignorarvi, che ne so, qualsiasi tipo di bene mobile, ornamento o d'uso, però, che si voglia. Ovviamente, se uno ha un altro tipo di debito, che non tipo con l'IRIS, mettiamo, signor avvocato, tipo con l'IRIS, è chiaro che la casa rischia è pignorabile, vero, signor avvocato? Allora, diciamo, cari telespettatori, per quanto riguarda le utenze domestiche, la casa, se voi non le pagate, può essere pignorata. Benissimo, andate a prendere raccomandate, vero? Andate a ritirare raccomandate, chiedete le dilazioni, rivolgetevi alle associazioni se non avete la possibilità di pagare il dovuto. È un altro consiglio che do, visto che l'IRIS fa sempre questi discorsi di fare i conti sulla base delle stime del consumo e non sul consumo reale, effettuate l'autolettura, ci sono le modalità che sono ovviamente scritte sulla bolletta che vi arriva a casa, fate l'autolettura, così non avrete sorprese di pagare a conguaglio delle cifre esorbitanti che vi potrebbero mettere in ginocchio, perché tra pagare 100 euro e 700 a conguaglio, allora c'è una differenza rispetto a pagare 150, massimo 200 ogni bimestre. Senta, attenzione. Può fare gli auguri di buon Natale? Auguri di buone feste a tutta la cittadinanza goriziana. E speriamo in un anno migliore e non di austerità, esatto, di prosperità. E noi come Gorizia TV diciamo ascoltate l'avvocato. Grazie.